Ciao a tutti e benvenuti su Atilab. Oggi faccio vedere come ho realizzato la mia fornace o fucina. Fondamentalmente mi servirà per fondere alluminio oppure qualsiasi altro metallo che non superi diciamo i 2000 gradi di temperatura, e con un oggetto simile si riesce ad arrivare tranquillamente intorno ai 1000 gradi, quindi una temperatura molto notevole. E nel primo video vi farò vedere come ho realizzato diciamo il fusto, quindi la parte di metallo e la ventola per dare aria al sistema. Nella seconda parte invece vedremo come ho realizzato il crogiolo e soprattutto la colata di cemento e di malta refrattaria che è stata posta all'interno. Ho realizzato questo progetto perché semplicemente ho visto tanti su YouTube e mi sono detto, beh, è carino, è divertente, si può provare a farlo. Non è un progetto molto legato all'elettronica, però comunque è un bel progetto secondo me da seguire. E vi lascio la visione. Come potete vedere, qui abbiamo tantissime lattine, saranno circa un migliaio, quindi non sapevo cosa farne e mi sono detto possiamo fonderle. Infatti già tempo fa ho provato a fare un albero di Natale e adesso è venuto il momento di fondere il tutto. Il primo passo per realizzare la nostra fornace sarà quello di avere un progetto ben definito e dettagliato. Il punto di partenza e la chiave di tutto è il crogiolo, ovvero l'oggetto che conterrà il materiale da fondere, ma a sua volta non dovrà essere fuso dalle alte temperature prodotte alla fornace. Nel nostro caso, siccome la fornace verrà usata prevalentemente per fondere alluminio, può bastare un contenitore in acciaio che fonde a temperature più alte dell'alluminio. Ad esempio abbiamo trovato un estintore piccolino da 1 kg, perfetto per farci passare delle lattine di alluminio. Inoltre sarà necessario un fuso di acciaio per contenere il tutto. Ad esempio si possono utilizzare dei bidoni della vernice da 25 litri di capienza. L'obiettivo è di avere intorno al crogiolo circa 5 cm di spazio d'aria, poi altri 5 cm di materiale refrattario ed infine l'acciaio del contenitore. Una volta scelte le dimensioni, vi consiglio come sempre di realizzare una bozza e un disegno definitivo, in maniera da avere ben chiari gli eventuali ingombri. Il disegno l'ho realizzato in AutoCAD. Partendo dal basso, possiamo iniziare con il predisporre dei piedini per sollevare la nostra fornace da terra, per evitare il contatto diretto con la superficie d'appoggio che potrebbe essere il pavimento. Nel nostro caso utilizzeremo delle L di acciaio. Le prepariamo predisponendo due fori che poi andranno filettati in modo da potervi inserire e fissare dei bulloni. Prendendo poi il nostro fusto in acciaio, ora è il momento di iniziare a forarlo per potervi fissare i piedini. Quindi si procede con l'avvitatore e una punta di dimensioni leggermente più grandi rispetto ai bulloni, così da permettersi un po' di gioco. Infine concludiamo l'operazione collocando i piedini nella corretta posizione fermandoli con i bulloni precedentemente predisposti. Poi vi consiglio di allinearli in maniera da non far oscillare la fornace. Vi consiglio anche di fare una prova per terra appoggiandola proprio a vedere se è stabile. Ora possiamo procedere con il taglio dei tubi per la presa dell'aria laterale. Utilizzeremo quindi il flessibile, attenzione perché è un oggetto abbastanza pericoloso. Un tubo verrà tagliato cercando di ricreare la curvatura della parete interna. Come potete vedere viene fuori una sorta di cuneo e una B. A questo punto andiamo a creare il foro per la presa d'aria sul nostro fusto d'acciaio. Utilizzeremo un Dremel per avere un taglio preciso e netto, quindi senza doverlo correggere. Ricordatevi che il tubo va inclinato, quindi il foro non sarà mai un cerchio esatto, quindi cercate di fare un cerchio e poi in qualche maniera lo allargate facendolo diventare un ovale. Così potremo vedere di inserirci il tubo perfettamente. Ora il fusto è pronto, non rimane che creare il sistema che ci permette di forzare l'aria all'interno della fornace. L'idea è creare un raccordo che colleghi una parte del tubo fissata nella fornace con una parte semovibile. Pertanto iniziamo tagliando una piastra d'acciaio lunga circa quanto il diametro del tubo usato per soffiare l'aria. Poi andremo a piegarla in maniera da ottenere un tubo di circa 5 cm di diametro, 5-6, a seconda del tubo che state usando. Procediamo quindi forando e filettando il tubo per l'aria, sul quale poi verrà fissato il raccordo. Siccome il tubo per l'aria è a sbalzo ed è anche in acciaio, quindi anche abbastanza pesante, ho pensato di creare un supporto per poter sostenere il peso. Il supporto alla fine della fiera è una fascia di acciaio ripiegata e fissata con una U di alluminio mediante un bullone. Ora è arrivato il momento di fissare il tubo al phon con del nastro telato. Come vedete del phon è rimasto poco o niente, infatti l'ho smontato completamente per potervi ricavare solamente la ventola dell'aria.
Come ultima operazione dobbiamo fissare il supporto per il tubo dell'aria, tirandolo con del fil di ferro abbastanza grossetto. Siccome la ventola del phon è normalmente collegata a parte delle resistenze, succede che nel momento in cui si accende il phon automaticamente esce dell'aria calda o poco calda. I consumi di corrente comunque sono elevati, quindi l'ideale è riuscire a smontare il phon e rimuovere tutte le resistenze. Una volta fatto questo, si può andare ad alimentare direttamente la ventola del phon, facendola girare in corrente continua. Per intanto abbiamo concluso, spero che vi sia stato utile. A breve pubblicheremo anche il secondo video, purtroppo non siamo riusciti a pubblicare tutto insieme in una volta unica. E intanto, se vi possono interessare progetti di elettronica, date un'occhiata a T-Lab, questo qua era un progettino particolare. Ciao!